Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video che Antonio e Tobi oggi vedremo insieme. Trucchi per Android che, dopo aver visto questo video, non smetterete più di usare. Andremo ad esaminare un modo per emulare Android su Windows tramite l'applicazione BlueStack. Cos'è BlueStack? BlueStack è un'applicazione emulatore, o emulatrice, comunque penso si dica emulatore, applicazione emulatore di Android su Windows. A cosa serve principalmente? È stata sviluppata per far avere ai gamer di Android un'esperienza migliore su PC, perché ci sono giochi che sono solamente per Android, come per esempio Brawl Stars o tanti altri, e per chi avesse un telefono che secondo me fa altamente c***o, questa applicazione è il top perché consente di installare applicazioni Android su Windows tramite appunto questo emulatore. Un altro motivo per usarla è per esempio su Play Store ci sono applicazioni come Minecraft che costano molto di meno rispetto al Microsoft Store. Minecraft, per esempio, sul Play Store costa 7 euro, sul Microsoft Store costa 30 euro. Quindi, se uno non vuole spendere 30 euro per un gioco, ma ha un budget, per esempio, di 10 euro, può benissimo usare BlueStack per usare Minecraft nel suo computer. Prima di cominciare il video, però, volevo scusarmi tantissimo con voi per l'assenza che ho avuto in queste 2 settimane, ma sul serio, col fatto dell'inizio della scuola, nuovi ritmi, nuove cose, poi è uscita anche settimana scorsa Carion, quindi fa tutte queste varie cose, impegni vari, non ho avuto davvero neanche il tempo di respirare. So che sembro ripetitivo, però vi giuro ragazzi, è così. Sapete che mi piace tantissimo portare video su YouTube, quindi non avrei motivo di non portarli. Detto questo, sapete che non so essere mai breve, non so mai fare una intro più corta di 10 minuti, vi lascio al video. Perfetto ragazzi, comincio il video facendovi vedere l'applicazione BlueStack. La vado ad aprire. Per scaricarla è davvero semplicissimo, andate al link in descrizione, premete sul download e eseguite la procedura di installazione. È davvero un'installazione come tutte le altre, niente di particolare. Ora qua mi dice l'avviso di prestazione perché il mio computer ha una RAM davvero poco capiente, quindi mi dà l'avviso. Tra l'altro sto anche registrando lo schermo, quindi. Allora, la prima pagina è questa che è appunto l'home. Qui abbiamo il Google Play Store, poi le varie applicazioni che si sono installate all'interno di BlueStack. Ci sono queste due schermate, la schermata biblioteca dove appunto si vede tutto quello che si è installato e le varie app di sistema. E poi il Game Center, perché vi dicevo che BlueStack è stata sviluppata principalmente per i gamer di Android. Mettiamo che io devo andare ad aprire il Google Play Store. Apriamo su Google Play Store e qui si apre un'altra finestra come su qualunque browser, come se fosse una pagina. Si apre un'altra finestra e io qua ho il Google Play Store. Qui mi dà appunto l'annuncio per scaricare Immuni, di cui parleremo dopo. E qui io posso usare BlueStack come se fossi nel mio telefono. Premo qui sulle varie finestre, app, film, libri. Poi per passare l'uno all'altro posso muovere, per aprire il menu laterale, per esempio posso fare così, come devo usare il mouse come se fosse il mio dito. Ora io ho internet staccato, lo vado ad attivare. A few minutes later. E qui ho il classico Play Store che c'è in tutti i nostri cellulari. Vado per esempio a cercare, che so, un'app Spotify per esempio. Vado, premo su installa e come se fosse un cellulare qualsiasi mi si installa Spotify. Poi dove vado a prendere Spotify? Torno su Home e qui avrò Spotify. Ovviamente ho anche le varie applicazioni del sistema, cioè il Chrome, la fotocamera che non serve molto, visto che c'è quella di Windows, Media Manager e Android Settings. Abbiamo parlato prima dell'utilità di BlueStack. Ne riparliamo più specificatamente. Allora, intanto appunto per i gamer, l'ho detto già almeno una decina di volte, per i gamer di Android, per chi usa spesso il cellulare e non ha prestazioni ottimali nel proprio cellulare Android per giocare, sicuramente un computer ha delle prestazioni migliori, in generale ha delle prestazioni migliori rispetto ad un cellulare, quindi si può giocare a dei giochi Android su un PC, quindi le prestazioni sono sicuramente più alte.
Altro vantaggio, non solo si può giocare, ma si può installare qualsiasi app Android, quindi che so, l'applicazione Instagram per Android è sicuramente ha molte più funzionalità rispetto all'applicazione Instagram per Windows, quindi si possono usare applicazioni Android anche sul proprio computer Windows. Come Instagram, molte altre applicazioni, per esempio, per chi non ha uno smartphone ma ha comunque una scheda SIM, si può installare WhatsApp. Vado sul Google Play Store, vado a prendere WhatsApp, lo installo e lo posso usare dal computer come se fosse un cellulare. Vado su WhatsApp, premo su installa e apro WhatsApp sul mio computer, che è diverso da WhatsApp Web, perché per chi non lo sapesse, WhatsApp Web è solamente collegato al proprio WhatsApp nel cellulare, quindi chi non ha WhatsApp sul proprio cellulare non può usare WhatsApp. Questi sono i vantaggi appunto di BlueStacks. Una cosa che non va a suo favore però è la capienza dell'applicazione. Se io vado a vedere quanto spazio mi occupa BlueStacks, mi occupa esattamente 1,99 GB, cioè quasi 2 GB. Quindi è un'applicazione molto ma molto grande. Poi spetta sicuramente a ciascuna persona capire se gli conviene installarlo oppure no, perché sicuramente un'applicazione di 2 giga in un computer che ha 50 giga di archiviazione non è sicuramente il top. Poi, oltre a questo, se si vuole usare BlueStacks per giocare, occupa, anche se sia su un PC, il gioco occupa comunque tanta RAM, quindi le prestazioni del computer si potrebbero abbassare. Niente ragazzi, per il video può finire qui, per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto e se volete altri video su questo tema, mettetemi un mi piace a questo video e iscrivetevi al canale attivando anche la campanella. Un saluto da Antonio YouTube e noi ci vediamo nel prossimo video e ciao!